Ishan! Ishan! Ma che fai con la testa nel canale? Sono 10 minuti che il bus ti aspetta. Non hai sentito il clacson? Facciamo sempre tardi per colpa tua. Andiamo. Le scarpe sporche, fuori! Fuori! Fuori!
Aprite a pagina 38, capitolo 4, paragrafo 3. Oggi studieremo gli aggettivi. Vale anche per te, Ishanawasti. Pagina 38, capitolo 4, paragrafo 3. Posso avere la tua attenzione, Ishan? Ishan! Ho detto pagina 38, capitolo 4, paragrafo 3. Leggi la frase e dimmi subito quali sono gli aggettivi. Pagina 38, Ishan! Adit Lamba, per favore, aiutalo. Allora, guardate tutti il libro. Leggi la prima frase e dimmi quali sono gli aggettivi. Su, avanti, sottolineiamo tutti insieme gli aggettivi. Coraggio, leggi la frase. Vuoi leggere la frase, Ishan? Le lettere stanno ballando. Silenzio! Dillo in inglese. The letters are dancing. Davvero stanno ballando? Va bene, allora leggi le lettere che ballano. Ti va di scherzare? Leggi la frase correttamente ad alta voce. Ho detto correttamente ad alta voce. Correttamente ad alta voce. Correttamente e ad alta voce. Basta. Ho detto basta, basta. Questo è davvero troppo. Fuori, fuori dalla mia classe. Fuori. Volete uscire anche voi? Chi è che sta ridendo? Chi vuole andare con lui? Non voglio sentire sghignazzare in aula. Guardate il libro. Che faccia di bronzo. Avanti, aprite il libro. Chi sa dirmi cosa sono gli aggettivi? Non voglio sentire volare una mosca. Avanti. Chi vuole leggere la frase a pagina 38? Io. Vi ricordo che questa è l'ora d'inglese e che dobbiamo sforzarci di parlare in inglese. Allora, che cosa sono gli aggettivi? Un aggettivo è quella parola che si aggiunge al nome per esprimere una qualità o per permettere al nome di essere specificato all'interno di una frase. Punizione, sei proprio bravo. Che figura, sei sempre fuori dalla porta. Punizione, non sei contento? Si vede che gli piace. No, ormai ci ha fatto la pittura. Eh sì, ha messo le radici. Povero. Torna dentro. Hai fatto i compiti di matematica? Hai fatto firmare la pagella a papà e mamma? No? Allora adesso sei fritto, sei proprio fritto. Sì, sei fritto, sei fritto, sei proprio fritto. Sweet, only
इतना करे चल पड़ो तो कितना दो नींद में चलता गिरता ज्यादा कम संभलता अकेला नहीं मैं खुली आंखों से नींद में चलता गिरता ज्यादा कम संभलता फिर भी ना कोई शक ना शुबा निकलेगा फिर से सूरज जो डूबा हैरत हो सबको ऐसा अजूबा है मेरा Cos'è? È bellissimo. Finito? Vediamo. Ma come scrivi, figlio mio? Che hai scritto, Sean? Stiamo studiando inglese. Table si scrive T-A-B-L-E, non T-A-B-I-L. E l'articolo? Invece di T-H-E hai scritto D. Che cos'hai? Quante volte l'abbiamo detto? Quante volte? L'abbiamo studiato insieme anche ieri. Com'è possibile che l'hai già dimenticato? La scuola non è uno scherzo. Così ripeterai l'anno. E tutti i tuoi compagni invece saranno promossi. Rohan, Kabir, ti sembra bello? Concentrati, figlio mio. Concentrati. Basta fare il buffone, correggi.
No. Cosa? No, no, no! Ishan! Ishan! Johan! 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 Dormi, Inu. Stasera niente storie, sono stanco. Johan, oggi sono scappato dalla scuola. Cosa? Il muro. L'ho scavalcato e sono scappato. Eh? Quando? Subito dopo la prima ora. Perché? Non avevo studiato matematica e poi non avevo fatto firmare la pagella. Sei scappato e dove sei andato? Qua e là. Sono stato un po' in giro, per strada. Per strada? Da solo? Bellissimo. Tu sei fuori di testa, ma non lo sai che è pericoloso. Poteva succederti una disgrazia, un incidente, potevano anche rapirti. Non c'è neanche papà a casa, idiota. Lo hai detto a mamma? Glielo dico io? No, 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 no! E adesso? Johan, mi scrivi la giustificazione? Cosa? La giustificazione. No, 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 no. Io non scrivo nessuna giustificazione. Adesso dormi e domattina dirò tutto a mamma. Johan, per favore. Ti prego, Johan. Johan, per favore. La giustificazione, maestra. La prego di voler giustificare mio figlio per l'assenza di giovedì. Ha avuto tosse e febbre. Ora come ti senti? Sei un po' caldo. Vai. Ragazzi, compito a sorpresa di matematica. Mi raccomando, perché l'ultimo che avete fatto non è andato bene. Prendetene uno e passate gli altri. Ecco. Ci sei riuscito? Benissimo! Grazie, Johan. È tornato papà! Quando sei tornato? Stanotte tu dormivi. Ciao, papà! Ciao, Inu! Ciao! Che mi hai portato? Là. Le fragole. Mm. E per Johan?
Uguale. Per tutti e due. Lavale prima. Ishan? 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 Papà. Papà, papà, ci porti all'acquario? Papà, per favore, all'acquario. Papà! Papà! Oggi andiamo all'acquario. Maya, Ishan aveva la febbre giovedì? No. E questa? La giustificazione? Non l'ho scritta io. Ishan, vieni qui. Vieni qui. Ishan, vieni subito qui. Forza. Che significa? Cos'è questa giustificazione? Rispondimi, se no giuro che le prendi. Non guardare giù, non abbassare gli occhi. Guarda me, guarda me. Guardami negli occhi e rispondimi. Dove diavolo sei stato giovedì? Dove? Glielo chiedo io. Dove sei stato? Non eri a scuola, eh? Rispondi, no. Rispondi! Scappato. Che hai detto? Scappato. Cosa? Sei scappato da scuola, Ishan? E che cosa hai fatto? Che hai fatto? Dove sei andato, eh? In giro. In giro? In giro dove? In giro dove? Con chi stavi? Con chi sei andato? Da solo. Da solo? Dico, ma sei impazzito? Sei diventato completamente matto? Sei stato in giro per tutta la città e non hai pensato ai tuoi genitori? Idiota! Ma che succede qui, Maya? Hai sentito? Se si fosse perso, come l'avremmo ritrovato? E questa chi l'ha scritta? Chi ha scritto la giustificazione? Tu non sai scrivere bene, pezzo d'asino idiota! Altrimenti saresti stato promosso! Chi l'ha scritta? Dillo. Su, avanti, no. Chi l'ha scritta? Ishan, guarda che è l'ultima volta che te lo chiedo. Chi ha scritto questa giustificazione? Allora, chi l'ha scritta? Chi l'ha scritta? Dimmelo! Non ci sono progressi, né in classe né nei compiti a casa. Proprio come l'anno scorso. I libri sono suoi nemici. Lo studio è una specie di punizione per lui. Quando scrive in inglese sembra che scriva in russo. Secondo me lo fa apposta a ripetere gli errori. È distratto, sempre con la testa tra le nuvole. Sta tutto il tempo a chiedere il permesso di andare in bagno. Maestra, ho sete, devo fare la pipì. Sete e pipì, sete e pipì. E disturba tutti gli altri con le sue buffonate. Avete visto la sua pagella, no? Ci sono gravi insufficienze in ogni materia. Perché? Ci avete mandato la pagella? Mercoledì scorso per farvela firmare. Non l'ha ancora riportata. Quella era solo una copia, signora Guasti. E vi ho anche mandato una lettera per incontrarvi. Vi faccio vedere. Il compito di matematica. 3 per 9 è uguale 3. E basta. Dopo di questo ha lasciato tutto in bianco. Sembra impossibile che sia il fratello minore di Johan. Signora Wasti. Sì. Questa è già la seconda volta che suo figlio ripete la terza classe. Se continua così mi dispiace tanto, ma non potrò fare niente per aiutarlo. Forse ha qualche problema. Che cosa vuol dire? Forse lui... Esistono bambini sfortunati. Per quel tipo di bambini ci sono delle scuole speciali. Lo vuole, signore, il giornale, signore? Signore, levatevi di torno! Giornale, levatevi di torno! Sono 10 rupie! Sono 10 rupie, signore! 10 rupie è un cavolo. L'ha preso per un ritardato. Pensa che mio figlio non sia normale.
Lo sai, in quella classe ci sono 60 alunni. Un insegnante come fa a seguirli tutti, me lo dici? Sono solo cretinate. Idiozie. Non so più che altro fare. Ho lasciato tutto per i figli, il lavoro, la carriera. Sto sempre con lui sui libri, Shani. No, Maya, non è colpa tua. È inutile, non cambierà. Ok, verrò domani mattina. Grazie tante, Suresh, ti ringrazio molto. Buonanotte. Fatto. Lo sposti a metà quadrimestre? Lo zio di Suresh Kapadia è un socio fondatore. Domani vedo il responsabile e lo scrivo. No, non ci andrò, non ci voglio andare! Ishan, sta zitto e finisci di mangiare. Non ci andrò. Almeno facciamogli finire l'anno, ti prego. Voglio dire, Nandu, lui non è mai stato senza di noi. Vorrà dire che si abituerà. Hai sentito che ha detto la preside? Non lo riprenderanno l'anno prossimo, lo bocceranno e via. E poi come facciamo? Guarda come mi fissa. Guarda che faccia tosta che ha. Vedrai al collegio come ti faranno rigare diritto. Oggi è una giustificazione, domani che sarà? Devi credermi, Maya, io sono suo padre. La retta non ce la possiamo permettere, ma in qualche modo ci arrangeremo. Vedremo dopo la festa della luce. Papà, ti prego, papà, non mi mandare, papà. Papà, ti prego, non piangere. Io non voglio andare in collegio. Papà, io non ci vado, non ci voglio andare. Mamma, diglielo tu a papà, non voglio andare in collegio. Ti prego, non mandarmi mio, in collegio. Ma tranquillo. Tuo padre ha detto che sei un ragazzino un po' cocciuto. Ascoltami attentamente, figliolo. In questa scuola c'è una regola al di sopra di tutte. La disciplina. Non si preoccupi, signor Awasti. Qui ne abbiamo ammaestrati tanti di cavalli selvaggi. Su, andiamo, che è tardi. Sono andati via? Tieni. Main kabhi batlata nahi par andhere se darta hu main maa yun to main dikhlata nahi. Dai, vai a cambiarti per la cena, su figliolo. Coraggio. Tujhe sab hai pata hai na ma. Tujhe sab hai pata. Meri ma. Bheed me. Yun na chhodo mujhe. Ghar laut ke bhe.
नदूर मुझको तू याद भी तुझको आना पाऊँ मां क्या इतना बुरा हूँ मैं मां क्या इतना बुरा Ehi, ma che stai facendo? Sei ancora seduto? Va a cambiarti. Sbrigati. तुझे सब है पता है ना माँ तुझे सब है पता मेरी माँ मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ तुझे सब है पता है ना माँ तुझे सब है पता मेरी माँ Ancora non ti sei preparato? Come hai messo la cravatta? Tua madre non ti ha insegnato niente. Bambini, lui è Ishana Kishore Awasthi. Vieni qui, davanti. Davanti. Prendi il tuo zaino. Da oggi il tuo posto sarà qui. Al primo banco, davanti a me. Accanto a Rajan Damodaran. Rajan Damodaran è l'alunno più studioso della classe. Sono sicuro che ti farà molto bene stare in sua compagnia. Sarà uno stimolo per te. Hai capito? Prendi posto. Oggi leggeremo e commenteremo la poesia a pagina 28. Il titolo della poesia è Punto di vista. Rajan Damodaran, per favore, leggi tu la poesia. E Ishana Kishore Awasthi, tu spiegherai alla classe il significato. Chiara? Inizia pure. Punto di vista. Se io lo guardo dall'alto, sembra un cielo aperto. Il tuo mondo è pieno di nuvolette d'argento. Finché gli elefanti non mostreranno di avere sete, o i miei amici salteranno per la pioggia, o se è un campanello della bicicletta, o sabbia, o sassi, o se pioverà su di te il bastone di un cieco, allora tu sembrerai un fiume a tutti quanti. Tu sei tu, il nostro fiume adorato. Bravo, Rajan. Allora, Ishana Kishore Awasthi, spiegaci il significato. Quello che si vede, noi pensiamo che è quello che c'è. E quello che non si vede sembra che non c'è.
Però a volte quello che sembra che c'è non esiste. E quello che non si vede invece esiste. Però... Che stai dicendo? Si vede o non si vede? Pino Patel, spiega tu. Il poeta sta dicendo che quando guarda il fiume riesce a vedere chiara l'immagine del cielo e poi paragona questa immagine del cielo con tante altre cose. Crea un'immagine del fiume con la poesia. Bene, molto bene. Siediti, Minu Patel. Allora, bambini, se lo guardo dall'alto è un cielo aperto. Il vero significato di quella poesia l'hai spiegato tu. Gli altri l'hanno spiegata a Pappagallo. Il maestro Tiwari è molto severo. Lui dice sempre, bisogna imparare e ripetere. Tu come mai sei venuto a metà anno? Perché mio padre... Andiamo nell'aula di disegno. Rajan, tu sei il più bravo della classe. Perché i tuoi genitori ti hanno mandato lo stesso in collegio? Che vuoi dire? Voglio dire che ti hanno mandato qui per punirti. Io non abito nel collegio. Mio padre è soltanto il custode qui. Sto nella casa per i dipendenti, insieme ai miei genitori. E poi chi te l'ha detto? Che i bambini che stanno qui sono in punizione. Ragazzi, aprite l'album da disegno. Prendete le matite. Bravi, mi raccomando, senza usare il righello. Ora copiate. Le righe devono essere belle dritte. Chi le fa storte avrà 5 bacchettate sulla mano destra. Il sostantivo è un nome, il pronome si usa al posto del nome, l'aggettivo descrive il nome, il verbo descrive l'azione di un nome, l'avverbio descrive l'azione di un verbo, la congiunzione unisce due frasi, la preposizione descrive la relazione tra un nome e un pronome e un'interiezione è una parola usata per esprimere sensazioni. Ha afferrato, signori Shan Nankishor Awasti. Ishan, apri la porta. Ishan, tesoro, apri la porta. Chiamalo tu. Inu, campione, apri la porta. Ishan. Inu. Ishan, apri, per favore. Inu. Ishan. Campione. Può venire con noi? Ho chiesto il permesso al direttore. Inu, fammi un bel sorriso. Andiamo. Andiamo, amore. Sì, solo per una notte. Una sola. Tieni, sono per te. I colori ad acqua. Un pacco da 24. Thank you.
Guardate in alto! Muovi un po' quella racchetta. Accompagna il colpo. Così. Accompagna. Riproviamo. Khamosh ho gayi hai ye zubaan. Dard bhi ab to hota nahi. Ehsaas koi baaki hai kahan. Tujhe sab hai pata hai na maan. Tujhe sab hai pata. Ishan, che fai lì sopra? Che cosa fai? Scendi! Ma perché stavi lì? Andiamo, è tardi. Che ti prende? Ehi, lo sai, se n'è andato. Hai sentito? Il maestro Olkar è partito. È andato ad insegnare in Nuova Zelanda. È arrivato un altro insegnante al posto suo, un supplente. Secondo me è molto più bravo di lui. Vieni, che è tardi. Forza, vieni. Dai. Tira la mattina. Non lo so. Ma che cosa? Io. Andiamo a vedere. Non lo so. Dai, andiamo. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Chakaloram gando wando lakarakatam akko takko idigidigidigo idipai idipai chiki chakacho giligilimal sulusulumal makaraka hukubukure tukubukure chakalaka bikko chikko sili 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 go bagadum chakadum chiki chakacho. पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई हे देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या कोई बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं चलो चलो नए ख्वाब बुन ले hey, 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 hey.
Tieni, questo è tuo, questo è tuo e questo è tuo. Create immagini, dipingete quello che volete. Io sistemo loro e torno subito. Che dobbiamo disegnare, signore? Non c'è niente sulla cattedra. La cattedra? Questo tavolo è troppo piccolo, tesoro. Così piccolo che non sopporterebbe il peso della tua fantasia. Cercate nella vostra immaginazione. Fate finta che state scattando una foto a colori e la spalmate sul foglio. Divertitevi, divertitevi. Nessuno vi impedirà di farlo. Dove ti sei perso? Eh? Stai frugando nella tua fantasia? Tranquillo. Non c'è fretta. È successo? Cos'è? Non ti piace disegnare? Mi dici come ti chiami? Signore, si chiama Ishan Awasti. Ah, grazie. Fermo, fermo, dove li metti? Sono i compiti di classe. E allora? Olga non li teneva là. Quello lì è il posto per i libri. E dove li tengo? Restituiscili ai bambini. Tanto non servono a niente. Fanno un tale chiasso durante la tua lezione. Sembra il mercato del pesce. Sono bambini. È normale il chiasso. E poi l'ora d'arte è la più adatta per esprimere le emozioni. Sono d'accordo con te. Sta tranquillo. Ma il preside vuole disciplina a scuola. Disciplina! Ieri abbiamo sentito tutti che cantavi e suonavi il flauto durante la lezione. Sì, cantavo e suonavo il flauto. Ai bambini piace, e anche a me. Gli alunni di questa scuola non sono come quelli. Chi sarebbero quelli? Tu insegni in una scuola speciale, vero? Ai ritardati, quelli che non sono normali. In quella scuola puoi fare di testa tua, insegnare come vuoi tu. Non devi garantire un futuro a quei bambini. No, veramente, Nikum. Questa è una scuola seria. Qui non funzioneranno i tuoi metodi di canto e danza. Qui noi prepariamo i ragazzi ad affrontare le sfide della vita, ad essere competitivi, avere successo, costruirsi un futuro. Ci sono tre principi fondamentali qui dentro. Regole, disciplina, impegno. Sono i tre pilastri del successo. Sono alla base dell'istruzione. Hi, Hitler! Maestro Tiwari, è arrivata l'ora di imparare il tedesco. Lo sfruttamento delle risorse marine è l'attività tradizionale della popolazione maldiviana. L'attività principale è la pesca, ma è considerevole anche lo sfruttamento dei coralli per ricavarne materiale da costruzione. Che c'è, Ishan? La pesca vengono
usate le tipiche imbarcazioni a fondo piatto. Ok, ok. Con legno di blocco e senza chiodi, i cosiddetti doni. Il pescato, costituito prevalentemente da tonni, squali, barracuda e marlin, viene consumato, conservato e essiccato per l'esportazione. Piano, 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 ragazzi! Senti, dov'è il tuo amico? Non lo so proprio, signore. Poco fa era qui e poi è scappato. Avrà visto quel rompiscatole del maestro d'arte? No, signore. Credo che sia andato al refettorio. Mm. E tu come ti chiami? Rajan Damodran, signore. Rajan, dimmi una cosa. Qual è il problema di Ishan? Signore? Non ha qualche problema? È così spaventato. Vuole andare a casa. Perché? È appena arrivato. A metà quadrimestre. Un problema ce l'ha. Lui si sforza tanto, però non riesce a leggere e scrivere. Lo mettono sempre in punizione. E ha il quaderno pieno di segnacci rossi. Che può fare? Sei bravissima. Adesso gioca qui seduta. Io torno subito, C'è, hai tagliato la cipolla. Gli esseri umani stanno peggio degli animali, sì, lo so. E sono anche ciechi. Sono lontani dalla vera bellezza. Con chi ce l'hai oggi? Ce l'ho con me stesso. È come se mi stessi rivedendo allo specchio. Di già, sei appena arrivato. Il bel viso che hai, l'hai visto? L'hai visto allo specchio? Jabin, è in serio pericolo. Chi? Chi, Ram? C'è un bambino. Avrà 8-9 anni. Non parla mai, è sempre spaventato.
È come se i suoi occhi cercassero aiuto. Temo che cada in depressione. Fratello, fratello! Sì, Pradyumna. Andiamo, fratello. È l'ora delle prove. Vengo, vieni. Vengo. Andiamo. Ehi, Sahil, andiamo. Sai quando è lo spettacolo? Tra 2 giorni. Ah, bravissimi. Oggi apriamo le finestre del nostro cuore. Andiamo fuori e sentiamo le gocce di pioggia. Incontriamo il sole splendente e vediamo l'arcobaleno. Tanta gioia. देखो इन्हें ये हैं ओस की बूंदे पत्तों की गोद में आसमां से कूदे अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर खो न जाए ये तारे जमीन पर ये तो है सर्दी में धूप की किरणें उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे खो न जाए ये तारे जमीन और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई जैसे रंगों भरी पिचकारी जैसे तितलियों फूलों की क्यारी जैसे बिना मंत्र फरिश्ता हो कोई ये तो आशा की लहर है ये तो उम्मीद की सहर है खुशियों की खो न जाए ये तारे जमीन तो सुर है चमन के खो न जाए
मोहल्ले की रौनक गलियां है जैसे खिलने की जिद पर कलियां है जैसे मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं खो न जाए ये तारे जमीन पर Mi chiamo Ram Shankar Nikumb. Insegno alla New Era. Prego. Sono i quaderni di terza? Sì. Chi l'ha disegnato? Ishan. Ishan? Ishan dipinge? Sì, gli piace tanto dipingere. Kabhi baate jaise dadi nani, kabhi chalte jaise mammam pani, kabhi ban jaaye bole sawalon ki chadi. Sannaate mein hansi ke jaise, sune hoton pe khushi ke jaise, ye to noor hai barse kar tere kismat ko badi. Jaise jheel mein जैसे भीड़ में अपने का कंधा जैसे मन मौज नदिया जागोड़ा कुछ कहे जैसे बैठे बैठे मीठे से झपके जैसे प्यार की धीमी से धमके जैसे कानों में सरदम हर दम बजती ही रहे Posso avere un bicchiere d'acqua? Grazie. Perché è in collegio? Perché? Non avevamo scelta. L'anno scorso ha ripetuto la terza. Lei non ci crederà, la terza. E non c'erano miglioramenti. Mio figlio maggiore ogni anno è il primo della classe, in ogni materia. Qual è il suo problema, secondo lei? Problema? Il suo atteggiamento è un problema. Verso lo studio, verso tutte le cose. Ha sempre una scusa, fa i capricci. Non ascolta mai nessuno. Le chiedo qual è il problema e lei mi descrive i sintomi. Sta dicendo che suo figlio ha la febbre, già lo sappiamo. Perché ha la febbre? Questo le chiedo. Qual è la causa? Perché non me lo dice lei? Avanti. Gli errori quando legge o scrive seguono uno schema. C'è un errore che si ripete. Schema? Quale schema? Solo errori su errori. Non ha capito che c'è uno schema. Guardate. Qui.
Al posto della B scrive la D e viceversa. Sono lettere che gli sembrano uguali, le confonde. E qui ha scritto Sir al contrario, scrive tante lettere al contrario, guardate. H minuscola e T minuscola, vedete? Come allo specchio. Animale, 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 l'ha scritto in tre modi diversi. Vuol dire che ha memorizzato una parola errata. Seconda cosa, confonde le parole simili. Guardi, T-O-P diventa P-O-T. S-O-L-I-D, S-O-I-L-D. Perché fa così? È stupido? È svogliato? No. Io penso che abbia difficoltà a riconoscere le lettere. Quando lei legge APPL e mela, lei immagina una bella mela, vero? Ishan non riesce a leggere la parola e non capisce che significa. Per leggere e scrivere è importante capire il suono e la grafia, come è importante capirne il significato. Lui non mette in pratica le capacità di base. Che sta dicendo? Le sue sono tutte scuse per non studiare. Per favore, signore, legga questo. E come faccio a leggere? È scritto in cinese. Beh, almeno ci provi, si concentri. Come sarebbe a dire scusi? Come lei faccio a leggerlo? Lei non si comporta bene, ha un atteggiamento scorretto. Io non... Mi sta prendendo in giro. Questo è il modo in cui si sente Ishan. Lui non può riconoscere l'alfabeto. La difficoltà nel leggere e scrivere si chiama dislessia. Talvolta i bambini con questo disturbo possono avere anche altre difficoltà. Per esempio, comprendere delle istruzioni complesse. Pagina 60, capitolo 8, paragrafo 2, riga 1. Confusione. Oppure difficoltà motorie più o meno gravi. Ishan ha mai avuto difficoltà ad allacciarsi la camicia o le scarpe? Sì. Johan, se lanci una palla, lui la prende al volo? Beh, non riesce a intercettarla. Non riesce a misurare contemporaneamente dimensione, distanza e velocità. Quanto è grande la palla? Quanto è lontana? Quanto è veloce? Il tempo di realizzarlo e il treno è passato. Vi rendete conto? Un bambino di soli 8-9 anni che non riesce a leggere e a scrivere, né a fare le cose semplici di tutti i giorni. Non riesce a fare tutto quello che è elementare per ogni ragazzo della sua età. Come pensate che si senta? La sua autostima sprofonda sottoterra. Per mascherare la sua difficoltà combatte ogni giorno. Fa il ribelle e indisciplinato. La sua è una guerra continua. Mostro a tutti che non sono capace? No, meglio sfidarli. Lo imparano dagli adulti. Il risultato è che il ribelle viene fatto fuori. Mi dispiace tanto che non abbia voglia di dipingere. È veramente un peccato. Perché proprio al mio Inù? Non lo so, signora. È un disturbo nervoso, può succedere a chiunque. Talvolta può essere genetico. Per semplificare, diciamo che ha un problema nelle connessioni cerebrali. Quindi sta dicendo che mio figlio non è normale, che è ritardato? Lo sa che lei è molto strano. Guardi, guardi questi disegni. È capace di esprimere milioni di pensieri col colore. Ha molto più talento di tutti noi. E il vantaggio qual è? Perché cerca un vantaggio? Che devo cercare? Che farà quando sarà adulto? Come farà a confrontarsi con il mondo? Che succederà quando noi non ci saremo più? Lo so. A questo mondo la competizione è un valore forte. Di conseguenza, la massima aspirazione è avere dei figli vincenti. Devono essere sempre al massimo.
Dottore, ingegnere, manager, scienziato. Altrimenti non vi accontentate, li volete sempre al massimo. Ruolo minore non lo potete accettare. Vero? Pensateci un po'. Ogni bambino possiede un suo talento, ha delle sue abilità, ha dei suoi interessi. E invece no. Voi genitori volete sempre di più dai figli. Fa niente se devono pagarla a caro prezzo. Sean, guardalo come ride, tesoro. Pianino, attento. No, 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 fermo, non toccarla, non toccarla. Sean, che hai combinato? Ti sei sporcato tutto di colore. Il primo giorno di scuola di Sean e... Ops! Ha messo un piede nell'acqua. Ciao, Inu, ciao. No, non piangere, vieni. È qui la mamma. Non si piange, Inu. No, tesoro, non piangere, non piangere. Ragazzi, oggi vi voglio raccontare una favola. Sì! È la storia di un bambino. C'era questo bambino, non chiedetemi dove, che non riusciva a leggere e a scrivere. Faticava tanto a imparare, non riusciva a ricordare niente, neanche che la Y viene dopo la X. L'alfabeto era il suo nemico, le lettere gli ballavano davanti agli occhi. E gli davano così fastidio che lui si stancava a leggere e a scrivere. A chi poteva raccontare tutto questo? La sua testa era piena zeppa di nozioni, ma da dove partire lui non lo sapeva. L'alfabeto ballava sempre. Un bel giorno fu bocciato. Stava male per le sue difficoltà. Tutti lo chiamavano asino sciocco, ma lui sopportava tutto questo con molto coraggio. Quando una mattina tirò fuori il suo vero talento. La sua teoria gli aprì le porte del mondo. Capito? Capito di chi parlo? Albert Einstein! Giusto, Rajan. Albert Einstein, un genio, un grande scienziato. Con la sua teoria della relatività ha rivoluzionato il mondo. Col moto browniano e l'effetto fotoelettrico ha vinto il premio Nobel nel 1921. E adesso ditemi, che cos'è questo? No. Questo non è un normale elicottero. Il suo inventore era un grande artista, Leonardo da Vinci. Ditelo voi. Leonardo da Vinci. Aha. Ha fatto lui questo disegno. Ci mostra un elicottero, è vero. Ma quando? Nel XV secolo, 400 anni prima del primo volo dell'uomo. Oh! Sapete, Leonardo da Vinci aveva difficoltà a leggere e a scrivere. Vi faccio vedere come scriveva. Ci capite qualcosa? No! Leggete adesso. Il mio nome era Ramsan Yanbu.
Ishan, accendi la luce, per favore. Quale illustre personaggio ha illuminato il mondo con l'elettricità? Edison! Thomas Alva Edison. Perfetto, Ishan. Molto bene. Anche Edison aveva problemi con l'alfabeto. Torna a sedere. No, lascia acceso. Utilizziamo la luce del fratello Edison. Allora, sapete tutti chi è questo? Da bambino, anche lui aveva problemi nello studio. Ma avete visto quant'è famoso ora? Ci sono anche altri esempi. Pablo Picasso, l'inventore del cubismo. Picasso non ha mai capito il numero 7. Gli sembrava il naso di suo zio al contrario. Chi è il padre di Topolino? Walt Disney. Esatto, Walt Disney. Irritato dall'alfabeto, ha inventato i cartoni animati. Neil Diamond, un famoso cantante. Lui si vergognava perché la sua pagella era sempre rossa. Agatha Christie, grande autrice di libri gialli. Sapete che da piccola non riusciva né a leggere né a scrivere? Allora, vi siete chiesti perché vi sto raccontando tutto questo? Per farvi capire che sulla nostra Terra sono spuntate piccole stelle che con la loro luce hanno illuminato il mondo. Perché sono riuscite a farci guardare le cose con i loro occhi. Pensavano in maniera diversa. E le persone vicine non lo accettavano. E le hanno ostacolate. Loro però ne sono uscite vincenti. E tutto il mondo è rimasto a bocca aperta. A questi eroi grandi e piccoli dedichiamo la lezione di arte di oggi. Sì! E coi loro nomi in testa usciamo subito da queste quattro mura. E creiamo qualcosa, qualcosa di nuovo. Usate quello che volete. Pietre, legna, rifiuti. Avanti, forza, tutti quanti al laghetto. Andiamo? Ishan, aspetta. Raja, tu vai. Sai, c'era un altro personaggio, ma io non l'ho nominato. Forse è perché lui non è tanto famoso. Ma il suo problema era lo stesso. Il suo nome è Ram Shankar Nikumbh. Perché anch'io avevo difficoltà a leggere e scrivere. Mio padre non riusciva a capirmi. Pensava che mi prendessi gioco di lui, che lo facessi apposta a non studiare. Era convinto che non avrei avuto un futuro. Quest'asino idiota, che cosa farà? E oggi io sono qui, Ishan. Sei stato a casa mia, vero? Yes.
dove? Che bello! Guardate come si muove! Oh, guarda! È meraviglioso! Com'è bello, hai visto? Oh! Sì! Bravo, Ishan! Sì! Sì! Può anche volare, signore? Vediamo. C'è il preside? Ma certo. Seduto, seduto. Permesso? Ah, Licumba. Vieni, vieni. Signore, le volevo parlare di un alunno. Ishan Awasti, terza D, il nuovo studente. Sì, lo so, lo so. Anche gli altri insegnanti si lamentano. Prego. Non so se potrà restare in questa scuola. Ah, no, signore. Ishan è molto intelligente. Ha solo difficoltà a leggere e a scrivere. Lei certo saprà che cos'è la dislessia. Ah, ho capito, ho capito. Ah, sì, signore. Tu ci faciliti il lavoro, Nikumba. Stavamo pensando a cosa dire a suo padre. Qui il ragazzo non può farcela. Bravo, bravo. Le scuole speciali sono il posto giusto per lui. No, signore. Ha un'intelligenza al di sopra della media. Ha il diritto di stare in una scuola normale. Ishan ha solo bisogno del nostro aiuto. E comunque adesso tutti i bambini, con qualunque problema, possono stare in scuole normali. Anche i bambini della mia scuola. Insomma, anche i disabili hanno il diritto di studiare in una scuola insieme agli altri. Mi perdoni, ma questo non l'ho stabilito io, è la legge del nostro paese. Secondo tutti i progetti educativi, possono andare nelle scuole normali. Se poi ancora poche scuole applicano la regola, questa è un'altra questione. Nikumba, ti chiedo una cosa. Come può farcela qui questo ragazzo? Matematica, storia, geografia, scienza, lingua straniera? Può farcela, signore. È possibile se gli insegnanti lo aiutano. E dove lo trovano il tempo? Con tanti alunni non possono concentrarsi solo su di lui. Andiamo, Nikumba, è impossibile. Signore, non ci vuole così tanto come crede. Bastano 2-3 ore a settimana. Comincerò io. Deve solo superare gli esami in tutte le materie. Il destino di Ishan è un altro, signore. Ah, sì? Vorresti dire che a parte la tua materia le altre non valgono niente? È così? Ah, no, signore. Non voglio dire questo. Ma ognuno ha il proprio talento. Sa che diceva Oscar Wilde? Chi vuole un cinico che sa il prezzo di tutto e il valore di nulla? La prego, signore. Le faccio vedere un suo disegno. Ecco. Guardi. Qui, un campo di battaglia. I soldati scavano un tunnel e scavando, giriamo la pagina, sono fuggiti. È geniale, signore. Queste pennellate così decise, il coraggioso uso dei colori, un capolavoro. E guardi questo quaderno. Lo guardi. Narra il momento del distacco dalla famiglia. Un'idea grandiosa, considerato che ha solo 8 anni. Non si trova tanto spesso un talento come il suo. Gli dia solo una possibilità. Ha bisogno di una possibilità. O i sogni di Ishan andranno in fumo. Quindi che dovremmo fare? Signore, secondo me, per un po' di tempo dovremmo ignorare i suoi errori nella scrittura. Gli facciamo esami orali invece che scritti. Se sa le cose, le sa, sia scritte che orali. Io mi occuperò della scrittura e della lettura. E piano piano migliorerà. Non lo so. Tu alla fine dell'anno te ne andrai. Non vorrei che il guaio mi restasse.
A. Apple. E. Elephant. E. Elephant. Big enough? To say I was. Viveva in un pozzo tutta la famiglia della rana. Eyed, side, tied. Music in the moonlight. Mighty nice. Mighty nice. Bravissima, adesso aggiungi 3. Bravo, adesso aggiungi 5. A che numero sei? Al 7. Molto bene, adesso sottrai 11. Disse la gallina e loro si incamminarono. Il naso in mezzo a ogni coppia di occhi. Nasi, nasi di ogni forma. Il cuculo è il re di tutti gli uccelli. Avete mai sentito il suo dolce canto? No! Su, piano piano, riproviamo. Sì! Fu abbagliato da luci multicolori, fatte di torta e cioccolata. Una domanda, signore. Lei ha mai partecipato a una gara di pittura? Cosa? Cos'è, signore? Cos'è? Una gara di pittura per studenti e insegnanti. Dovete partecipare tutti. No, no, seriamente. Qual è il significato dell'arte? Liberare le emozioni che sono dentro di noi. Se sono contento, le mie mani automaticamente prendono colori vivaci. Il pranzo era cattivo, allora tutta la rabbia si esprimerà con colori scuri. Mi scusi? Sì, signora Westy. Venga pure, entri. Ragazzi, torno tra 2 minuti. Si sieda. Scusi, stiamo un po' stretti. Come mai è qui? Sono in giro per lavoro. Ha visto Ishan? No, lo vedrò. Prima volevo parlare con lei. Sì? Mia moglie ha fatto diverse ricerche su internet e ha trovato tante notizie riguardo alla dislessia. La volevo informare. Informarmi di cosa? Noi non vorremmo che lei pensasse che non abbiamo cura di nostro figlio, che non ci interessi. Averne cura è molto importante, signora Westy. Sta in questo il segreto della guarigione. È un rimedio che fa passare il dolore. Il bambino si sente al sicuro se qualcuno gli dà attenzione. Un abbraccio, un bacio affettuoso. Sono parole che dicono: ti do attenzione.
Ti voglio bene, figlio adorato. Se hai qualche difficoltà, parlamene. Non fa niente se cadi, se sbagli. Ci sono io. È proteggerlo. È impegnarsi. Questo per lei è avere cura, signora Westy. Mi fa piacere sapere che vi state impegnando per lui. Bene, io adesso dovrei andare. Signora Westy, sua moglie ha letto anche qualcosa sulle isole Salomone su internet? Non lo so. Non saprei. Nelle isole Salomone, quando la gente di quelle tribù vuole deforestare un pezzo di giungla per ricavarne terra da coltivare, beh, insomma, quella gente non abbatte gli alberi. Si avvicina all'albero e lo insulta. Con ostinazione. Poi lo maledice e piano piano l'albero alla fine si secca. Poi cade a terra da solo. Sulla nostra terra sono spuntate piccole stelle che con la loro luce hanno illuminato il mondo, perché sono riuscite a farci guardare le cose con i loro occhi. Pensavano in maniera diversa e le persone vicine non lo accettavano e le hanno ostacolate, ma loro ne sono uscite vincenti, al punto che il mondo è rimasto a bocca aperta. Thank you.
Guarda quanta gente. Salve, Nikumba. Benvenuto, signore. Visto siamo venuti. E così mi hai convinto a diventare un pittore della domenica. Benvenuta, signora, benvenuta. Prego, venite, venite. Certo. Grazie. Va bene? Ma dov'è Ishan? Sai, non vedo l'ora di conoscerlo. Non lo so, non lo vedo. Rajan, Ishan? Non lo so, signore. Si è svegliato prima di tutti ed è uscito dal dormitorio. Ah, sì? Ciao, Nikumbo. Hai trascinato anche me. Provaci, George, vedrai che sarà divertente. No, io sono negato a dipingere. Nikumba, ci sono anch'io. Ho deciso di dipingere l'alfabeto. Riempirò tutto il foglio con l'alfabeto. Non è che insegnare inglese ti condiziona? Ciao, Nikumba. Sono venuto solo per farmi vedere dal preside. Resterò 5-10 minuti perché non voglio rovinarmi la domenica. Mi fa piacere averti con noi. Dove devo sedermi? Ma il posto ve lo mostreranno i bambini. Cosa? Bambini, venite qui. Fate vedere il posto ai maestri, forza. Piano, però, piano, attento. Non tirate, non tirate, bambini. Per favore, no, che fate? Aspetta, dove ci portate? Dove stiamo andando? No, è troppo divertente. Come stai, figliolo? È bello vederti. Anche per me. Ehi, Nikumba. Signore, la nostra ospite speciale di oggi, Lalita Lajmi, insegnante, pittrice, il mio guru. Namaste. Namaste. Grazie di essere venuta. Avete visto Ishan? No, signore. Sarà con Rajan, signore. Rajan, dov'è Ishan? Non lo so, signore. Gliel'ho detto. Si è svegliato presto ed è andato via. Colori.
खोलो दरवाजे पर देख करो किनारे खूटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना क्यों इस कदर हैरान तू मौसम का है मेहमान तू ओ दुनिया सजी तेरे लिए खुद को जरा पहचान तू तू धूप है छम से बिखर तू है नदी ओ बेखबर बह चल कहीं उड़ चल कहीं दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही क्यों इस कदर हैरान तू मौसम का है मेहमान तू Maestro Tiwari, sei ancora qui? Non dovevi restare solo 5 minuti? Che stai disegnando? Questa è una rana, una papera e una banana. Quella è una rana! Passi zindagi udasi tazi hasne ko razi garma garma sari abhi abhi hai utari जिंदगी तो है बताशा मीठी मीठी सी है आशा चख ले रख ले हथेली से ढक ले से तुझ में अगर प्यास है बारिश का घर भी पास है रोके तुझे कोई क्यों भला संग संग तेरे आकाश है तू धूप है छम से बिखर तू है नदी ओ बेखबर बह चल कहीं उड़ चल कहीं दिल खुश जहां हैरान तू मौसम का है मेहमान तू Fermi, fermi, fermi! Com'è il mio disegno? Com'è? Molto bello, signore! C'è il primo premio, signore! Congratulazioni! Molto bravo! Il primo premio! खोलो दरवाजे पर देख करो किनारे खूटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना खुल गया
आसमां का रास्ता देखो खुल गया मिल गया खो गया था जो सितारा मिल गया मिल गया रोशन हुई सारी जमीन जगमग हुआ सारा जहां उड़ने को तू आजाद है बंधन कोई अब है कहां Bellissima mattinata. Oggi, grazie a questa straordinaria gara di pittura, sono ritornato alla mia infanzia. Meraviglioso. Ma credo che lo abbiano fatto anche gli altri. Il signor George ha fatto solenne promessa che prenderà ripetizioni dal maestro Nikumb. Vero, signor George? Non solo io, signore. Anche Sennett Tiwari. Anche i loro disegni sono tra i peggiori, signor Preside. Sono molto simpatici. Certo. Ora devo dirvi una cosa. C'è una buona notizia. Vi annuncio che non c'è più bisogno di cercare un altro insegnante d'arte. Il maestro Nikumb potrà continuare ad insegnare anche nella nostra scuola. E ora, il fatidico momento della giornata che voi tutti aspettate. Il momento dei risultati della gara di pittura. La nostra ospite speciale, Lalita Lajmi, è stata combattuta. Era come bloccata, non riusciva a decidere tra due disegni, non riusciva a scegliere. Avrebbe voluto assegnare ad entrambi il primo premio, perché tutti e due lo meritavano. Ma questo non era possibile. Perché insieme avevamo deciso che il disegno vincente sarebbe andato a finire sulla copertina dell'annuario della nostra scuola. E non possiamo mica mettercene due, no? Quindi cosa fare? Che cosa fare? Che cosa fare? La signora Lajmi era molto combattuta, ma alla fine, dopo averci pensato tanto, ha preso una decisione. Ha deciso che andava premiato l'allievo anziché il maestro. Ebbene sì, ragazzi, il vostro amato maestro Nikumb ha perso! E sapete chi l'ha superato? Un allievo di soli 9 anni. Il nostro vincitore è Ishan Nankishore Awasthi. Ishan, dove sei? Ishan, coraggio figliolo, vieni qui. Ishan, dove sei? Signore, è qua Ishan Awasthi. Accogliamolo con un grande applauso!
Dai, Rajan, saluta i tuoi amici. È ora di andare. Ciao. Ciao, Rajan. Mi mancherai. Questo è il vostro Ishan. E questo è il suo disegno. Prego, guardate, è un capolavoro. Vostro figlio ha un grande talento e io sono felice di averlo nella mia scuola. Avete incontrato gli insegnanti? No, signore. Andate, andate pure, vi consegneranno la sua pagella. Arrivederci, signora e signor Davè. Fate buone vacanze, eh? Salve, salve, prego. Siamo i signori AUST, i genitori di Shan. Oh, accomodatevi, prego. Vostro figlio è un ragazzo pieno di energia, dico bene, signor Tiwa? All'inizio pensavo non ce la facesse, ho detto mollerà. Ma dopo ha avuto un netto miglioramento. Fantastico, ottimo. Vostro figlio ha un bel carattere. Ecco, questa è la pagella di Shan. Tenete. Ha fatto grandi progressi, in matematica, grammatica. E che vena artistica, una vera scoperta. Molto bravo, un ragazzo veramente capace. Mi sembra veramente un miracolo. Grazie, grazie di cuore. Grazie. No, non ringraziate noi, ma il maestro Nikumba, il pifferaio magico. È lui l'artefice del cambiamento. Sono splendidi. E ora? Che c'è? Non so davvero come ringraziarla, maestro Nikumba. Ma andiamo. È un figlio adorabile. Abbia cura di lui. Ishan, Johan, venite. Mamma e papà aspettano. Ehi, campione. Mi mancherai. Ti aspetto dopo le vacanze. Oh. Ora vai. Ciao, Johan. Arrivederci. देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे पत्तों की गोद में आसमां से कूदे